Luca Tognana, assistente di Elisabetta Gardini. Ecco, una battaglia di Elisabetta Gardini è far arrivare più fondi europei qua in Veneto per aiutare le aziende, le piccole e medie imprese. Nel concreto, cosa si può fare per queste imprese? Allora, un passo importante è stato fatto oggi con il fatto che Elisabetta è stata insignita della carica di presidente all'interno del PPE dello SME Euro, Small and Medium Enterprise, e la sua carica di presidente per le microimprese sicuramente sarà di molto aiuto. Questo perché metterà in contatto le microimprese italiane con le microimprese europee, dando la possibilità di favorire l'accesso di potenzialità di sviluppo e lavoro anche al di fuori dei confini veneti. Ripeto, soprattutto per le microimprese. Per quello che riguarda i fondi europei, invece, il passaggio importante ed epocale su questo sviluppo è stato sul programma COSME. Il programma COSME è dedicato alle microimprese, quindi di fatto non c'è l'eventuale obbligatorietà di partecipazione di uno Stato estero e quindi consente alla microimpresa italiana di essere competitiva e poter accedere a questi fondi. Fondi che sono di 960 miliardi di euro per il prossimo settennato a livello europeo. La quota italiana si attesterà molto probabilmente tra i 75 e gli 80 miliardi di euro, sempre all'interno di questo settennato, con una quota per la Regione Veneto che si può attestare intorno al 10 e al 15% della quota nazionale. Le quote sono stabilite al di là dei programmi che fanno delle regioni in base alla popolazione e al prodotto interno lordo, quindi conseguentemente dei fondi molto importanti. Questi fondi riguarderanno in modo significativo il manufatturiero, quindi la creazione di nuovi posti di lavoro, l'ambiente, quindi il ripristino ambientale e quindi azioni che possono essere molto utili sul problema delle inondazioni che ci sono stati, e per quello che riguarda le riqualifiche delle aree industriali. A questo si aggiunge un fondo molto importante che è dedicato all'agri-food, quindi all'agriturismo, alle industrie alimentari e tutte le attività legate al territorio e all'ambiente.